Salve a tutti, mi chiamo Domagoj e adesso vi mostrerò un'applicazione dei Salesiani di Croazia. Adesso guardando magari non capite tanto perché giustamente è in croato, però io passo dopo passo spiegherò alcune cose e mostrerò che cosa si trova in questa applicazione. E andremo prima a vedere queste cose attorno. Proprio vedi? Le prediche. Allora, qui si trovano le prediche dei Salesiani per le domeniche che ci sono. E vediamo qui alla destra, vediamo le date e qui ogni domenica segnata. Adesso uno apre e c'è l'audio e se la ascolta. Giù ci sono le letture che sono state lette quella domenica e uno se la vuole ascoltare. La trova qui nonostante non, ecco, se qualcuno non poteva andare a quella parrocchia dove sono i salesiani per ascoltare quel prete lì, quella predica lì, se la può trovare in questa applicazione. Qui abbiamo Isreche, vuol dire i saggi dei vari santi, dei papi, di Don Bosco, specialmente di tante persone. Ecco qui. Uno si può riempire di saggezza dei santi, così leggendo questi saggi, dei detti, così ci sono tanti veramente. Poi avanti abbiamo actual, che vuol dire attuale, le cose che capitano, insomma, che sono attuali nel mondo salesiano. Abbiamo lezione divina. Abbiamo così alcune cose diverse, materiale molto diverso tra sé, però che diciamo le cose che sono attuali nel nostro mondo. Ecco, vediamo che maggiormente troviamo Lectio Divina con Don Bosco. Qui abbiamo Piesmarica, che è il libro dei canti. Mettono di solito dei testi, a volte si trova anche la melodia dei canti attuali. Adesso troviamo maggiormente i canti per Quaresima perché siamo in tempo di Quaresima. Qui, come vedete, multimedia. Qui ci sono tanti materiali della pagina YouTube. Vediamo anche qui vediamo il Catechismo di Don Damir, tante canzoni su YouTube. Ecco, vediamo quella conferenza 557 giorni, la testimonianza di Don Tom, eccetera, eccetera. Qui abbiamo le risposte, Odgovori, le risposte che hanno dato tante persone. Qui abbiamo delle mappe. Tutto catalogato e uno adesso qui può mandare un messaggio e un prete risponde. E tutte queste risposte si trovano in questa parte qui. E le domande sono anonime. Qui abbiamo POSIV, che è vocazione. E qui abbiamo alcune cose preparate per chi pensa di essere stato chiamato per la vita religiosa, vita consacrata, vita sacerdotale. Abbiamo alcuni testi e abbiamo qui la parte in cui uno può mandare un messaggio via mail per così poter andare in contatto con un salesiano. Ciò non vuol dire che va tutto attraverso mail, ma che quello sia il primo passo, no? Uno guarda qui, vede vocazione, si legge qualcosa, magari manda un'mail, risponde un salesiano e poi vanno in contatto, diciamo, si trovano a parlare. L'ultima parte di questa è duchovnost, che vuol dire spiritualità, e qui abbiamo dei commenti dei salesiani di nuovo sulle
sulle letture, ma anche tante altre cose. Lezione Divina, Santa Rita, Santa Brigitta, Don Bosco, le novene e tante cose, messe tutto in un unico file. Allora ci rimangono tre cose che sono comunque nucleo di questa applicazione. Quello che troviamo anche nell'unità 3, quando Don Bosco parla di religione e educazione, attraverso tre cose si fa crescere un ragazzo: sono pietà popolare, liturgia e parola di Dio. Qui troviamo parola di Dio, tutte le letture del giorno. Vediamo se entriamo, ecco, domenica. Vediamo le letture, tutto quanto. Poi qui troviamo la preghiera del Divino Ufficio, però abbiamo per adesso soltanto lodi, vespri e compieta. Questa è una, per chi non conosce cos'è breviario, questa è una preghiera dei salmi. All'inizio c'è un inno. Poi ci sono dei salmi e cantici con le proprie antifone, una breve lettura, responsorio breve, poi c'è cantico evangelico, preghiera dei fedeli, Padre nostro, preghiera finale e conclusione, che si prega quotidianamente. Per mattina, per la sera, prima di andare a dormire. Questo non è tutto il breviario, però sono le parti principali. E alla fine abbiamo il libro delle preghiere, abbastanza ampio, per qualsiasi necessità, dei ragazzi. Ci sono anche, diciamo, le cose che aiutano a vivere bene i sacramenti dell'Eucaristia, di riconciliazione, però abbiamo messo tante cose qui per i giovani, da per esempio preghiere più semplici, più di base, per poi anche quelle, diciamo, un po' più sviluppate, più profonde, eccetera. E qui, insomma, troviamo la preghiera per ogni necessità, anche preghiere salesiane, come vediamo qui, eccetera, eccetera. E insomma, questa applicazione, offre tante cose ed è molto utile ai giovani, ecco, soprattutto per queste tre parti, il breviario, il libretto delle preghiere e la parola di Dio, che non usano solo i giovani, usiamo anche noi salesiani quando siamo lontani da casa e quando non abbiamo i nostri libri alla portata di mano. Ecco, anche a noi questa applicazione viene molto utile. Spero che mi sono fatto capire, perché tante cose qui, ecco, uno che non parla croato non le capisce, non vede, non capisce le parole. Spero che mi sono fatto capire, ecco, buona continuazione. Buongiorno, mi chiamo Miroslav. Adesso vi mostrerò il canale YouTube della Nuova Eva. Vediamo subito all'inizio, si vede che ci sono 14.600 iscritti, una pagina non piccola, non grande. Sotto vediamo che ci sono stati due video live negli ultimi giorni, uno che parlava su coronavirus, l'altro dove sono state sante messe in live stream. Andando giù ci sono video della musica spirituale che sono proprio nella produzione di Nuova Eva, ci sono diversi cantanti. Andando sotto vediamo c'è Teologia del Corpo che è ispirata sul libro di San Giovanni Paolo II.
In questa parte ci sono lezioni religiose che guida il nostro salesiano Anton Damir. Queste lezioni religiose per gli studenti, in ultimi tempi si parlava sulle beatitudini, dove si mettono i video che durano più o meno un'ora. Questa parte la scienza e la fede chimica che guida un nostro amico che ha finito la facoltà della chimica, che collega queste cose della chimica con la fede. Ci sono in questa sezione video popolari, diversi canti che sono messi in questa parte. Questa parte consiste dalle testimonianze, diverse testimonianze. Una di queste è anche questa seconda testimonianza di nostro salesiano Don Tom Uzun Halil, che ha vissuto 557 giorni nella prigione e quando è stato nella Croazia ha dato una bella testimonianza. Questa parte giù sono catechesi, questa prima per esempio è catechesi sui cherichetti cattolici, cosa vuol dire un cherichetto, cosa deve fare un cherichetto. Qua c'è una sezione per i talenti dove si mettono i video con i talenti musici, c'è solo un video, si vede che c'è ancora spazio per lo sviluppo e alla fine c'è questa parte per la chiamata di Dio dove ci sono due video, il primo video per promuovere la carisma salesiana, secondo dove c'è ordinazione diaconale di un nostro salesiano. Ecco, pagina è molto semplice, però ancora è in sviluppo, diciamo.